Buon pomeriggio a tutti, ormai buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Happy Hour With. Io sono Simone Maduzzi, fotografo sportivo e durante queste dirette con atleti, campioni e personaggi dello sport mettiamo a nudo non soltanto appunto l'atleta e il campione, ma anche lo sport. Lo scopo della trasmissione, come sempre, è quella di parlare dei cosiddetti sport minori, ovvero praticamente tutto tranne che il calcio. E oggi abbiamo un amico, oltre che un campione e uno sportivo molto importante. Ci tengo, come sempre, a ringraziare tutti quelli che tutti i giorni ci seguono, mi mandano messaggi, mi fanno domande che poi io giro agli atleti e ai personaggi del giorno. Prima di presentare, ci tengo a ricordare che venerdì 29 maggio, fra un paio di giorni, avremo, sempre parlando di baseball, Juan Carlos Infante, e domenica 31 maggio avremo l'ex CT della Nazionale Italiana Baseball, Marco Mazzieri. Passando poi alle giornate di giugno, devo leggere perché non me li ricordo tutti, avremo mercoledì 3 giugno Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto, detentrice anche di un record del mondo. Avremo poi venerdì, ho dovuto pensarci, venerdì 5 maggio, Thomas Sturniolo, quindi parleremo di football americano, è un offensive linebacker. Probabilmente non ho detto giusto, ce lo spiegherà poi lui in diretta. Avremo poi domenica 7 Alessandro Maestri, lanciatore della Nazionale Italiana Baseball, ma non andiamo oltre. Presentiamo l'ospite della giornata che è con immenso piacere che lo considero un mio amico, Alessandro Grimaudo. Ciao Simo, buonasera a tutti, ciao. Ciao Ale, come stai? Ah, grande, bene, bene. Allora, come sempre, facciamo finta che non ci vediamo e non ci sentiamo da anni e quindi facciamo un po' i sorpresi, un abbraccio virtuale. A questo punto Dai, facciamo tanto anche un brindisi un brindisi va benissimo. a questa tecnologia che ci permette di essere vicini, seppur lontani. Averla scoperta prima, Assolutamente sì. non avremmo Io perso i 5 anni. Allora, devo dirlo, ne ho fatte talmente tante ultimamente di dirette che il bicchiere è vuoto. È un brindisi, faccio anche la scena proprio, ma il bicchiere è vuoto, ma non importa. Ascolta, la prima domanda è d'obbligo, anzi, prima della domanda facciamo apriamo una parentesi. Come ci siamo conosciuti? Allora, dimmi la tua, poi vediamo se corrisponde ai miei ricordi. Allora, ci siamo conosciuti esattamente a Casteldebole, esattamente il momento, non lo ricordo precisamente. Ricordo però che subito dopo, penso la sera stessa, ero a cena a casa tua. Quindi, proprio lo stesso giorno che ci siamo detti ciao per la prima volta, piacere Alessandro, la sera ci hai invitati a cena a casa da te. Eravamo io e Paolino, che era la prima volta che uscivamo di casa, quindi eravamo nel panico, ma ci siamo sentiti subito a casa. Da quella cena è partita poi ovviamente l'amicizia che rimane ancora adesso. Ti confermo che i miei ricordi sono uguali e mi ricordo che era 2014, correggimi se sbaglio, l'anno che tu hai firmato per la Fortitudo e se non ricordo male, eri a casa di Mario Labastidas in quel periodo, prima che andassi al Residence, erano proprio i primi allenamenti, appunto, come hai detto, Casteldebole e io mi ricordo di te, io non posso non dirlo in diretta, anzi ti devo chiedere in diretta, come fai a mangiare così tanto o essere costantemente così in forma? Io mi ricordo, ma quando dico mangiare tanto non intendo mangiare male, intendo che proprio io mi ricordo che tu mangiavi di gusto. Quell'anno lì nel 2014 abbiamo avuto tante cene a casa mia dove c'era anche Guglielmo Rodriguez. Allora, Rodriguez mangiava tanto, ma era un toro, cioè era 2 metri di spalle. Tu mangiavi più di lui? Oh, ma non c'è verso di vedere un grammo di grasso nel tuo corpo. Questo è quello che mi ricordo di più di te. E mi ricordo anche la passione che tu hai per la Formula 1,
vedesti delle fotografie che stavo scansionando di mio papà, di James Hunt, e mi ricordo che era uscito in quel periodo il film sulla storia di James Hunt, e lì c'è stato proprio un connubio e ci siamo detti, oh, stiamo a vedere che diventeremo amici. Sì, è andato tutto esattamente così. E parlando di quelle cene, ricordo benissimo quella cena nella quale c'è stata proprio, diciamo, abbiamo abbandonato la vergogna e abbiamo dato spazio alla confidenza. È stata la cena dove Guillermo Rodriguez, siamo senza vincoli, io posso dire tutto, vai, tranquillo. Ti fece la pipì nel giardino e, e rimetteva a cuocere le salsicce che cadevano a terra. Ovviamente intervenni io e cercai di salvare la situazione. Da quel momento in poi, ricordo almeno una volta a settimana, escludendo la grigliata, eravamo a cena a casa da te. E sì, quello era il periodo di Rush del film, che mi piacque molto. E mi ricordo benissimo ancora la prima foto che vidi su quel computer lì a sinistra, e c'era la foto di James Hunt, tra l'altro mio idolo tuttora. E da lì in poi si è aperto il mondo, perché non ero a conoscenza di tutte quelle di quell'archivio pazzesco, ecco. Mi ricordo purtroppo Guglielmo che ha detto la grigliata la faccio io, gli caddero tutti gli hamburger cotti, li tirò su, soffiato, rimesso sul piatto come se nulla fosse. Allora, la domanda d'obbligo, la prima è, stiamo uscendo forse da questa pandemia, dico forse perché i ma e i se sono davvero tanti, io ti chiedo, è d'obbligo, come hai vissuto questo periodo e se credi che abbiamo un po' tutti imparato qualcosa da tutto questo? Ma inizialmente non l'ho vissuto bene, perché ha mandato a monte gran parte dei miei piani, quindi ho dovuto resettare la mia vita e ricominciare da capo. Al momento, almeno qui in Italia, sembra come se si stia uscendo da questa situazione, anche se c'è molta ignoranza, credo io, perché tante persone sembra come se abbiano già dimenticato la presenza di questo virus, cosa che è abbastanza grave. Ma al di là di questo, mi auguro, almeno per quel che mi riguarda, ho avuto tanto tempo per pensare e tanto tempo per capire effettivamente quali sono le priorità. Mi dispiace ancora adesso non sapere, sportivamente parlando, se ci sarà un campionato, come e soprattutto quando potremo avere la libertà di circolare tra le regioni. Capisco la gravità della situazione, ma da sportivo che ha voglia di giocare scalpita, ovviamente questa situazione mi rammarica, ecco. Spero che abbia migliorato tutti, spero abbia migliorato anche me, questo non te lo so dire, te lo dirò tra qualche mese. Ti dico, mi hai anticipato sulla prossima domanda, che è, parlando un pochino più approfonditamente di sport, cosa ti passa qua e qua vedere i tuoi compagni di squadra che, tra virgolette, sono entrati in campo, stanno iniziando, stanno riprendendo un po' gli allenamenti? Quanta è la voglia di non solo riabbracciare i tuoi compagni, ma di mettere un piede in campo? È tantissima, veramente. Non so spiegare. Sono della Dina! Non so spiegare la sensazione, perché diciamo che quando sei lontano ti dimentichi alcune volte anche di essere un giocatore di baseball, perché il lavoro ti assorbe tante cose. Però averli visti in campo sicuramente è stata una sofferenza, perché per la prima volta in più di 10 anni, penso in 15 anni. Io sono a maggio e non sono sul campo, e la cosa un po' mi frustra, ovviamente. Ovvio che la situazione un po' ti cattura, come ho appena detto, quindi da un lato non mi frusto per questo, ma cerco di fare il massimo che posso. Quindi inizierò a breve ad allenarmi qui e spero di ricongiungermi alla squadra prima possibile, e soprattutto di giocare con la mia squadra prima possibile. Senti, hai pronunciato la parola baseball, è la prima volta negli ultimi 10 anni che a maggio non hai ancora messo il piede e il guantone in campo. Allora io devo chiederti, ma per Alessandro Grimaudo, che cos'è il baseball? Domandona, domandona. Il baseball è tante cose.
pochi giorni fa parlavo proprio di questo, nel senso che il baseball, almeno per quel che mi riguarda, mi ha insegnato molte cose che ad oggi ritrovo nella mia vita comune. Quindi il baseball è maestro di vita per alcuni versi, è divertimento, è piacere, è sofferenza, è impegno, è sicuramente un maestro a 360 gradi. E quando non c'è, manca. Probabilmente perché lo viviamo in Italia con tutte le difficoltà del caso, difficoltà economiche, difficoltà logistiche, e questo lo rende ancora più appassionante, ecco. Lo vivi a 360 gradi, lo vivi con tutto te stesso. Senti, ma da nettunese doc, possiamo definire Nettuno, alcuni lo definiscono il centro del mondo per quel che riguarda ovviamente il baseball. Cosa ti ha portato alla scelta di baseball piuttosto che a uno sport magari più conosciuto che può essere il calcio, il basket, la pallavolo? Io provai a giocare a calcio, ma ero una pippa, quindi non smisi subito. Poi giocavo ricevitore a baseball e quindi a calcio mi mettevano in porta. Io il portiere non volevo fare l'attaccante, volevo essere come Cristiano Ronaldo e quindi smisi subito. Ma a Nettuno non c'erano altre realtà. Io sono cresciuto vedendo la mia famiglia, cioè mio fratello maggiore giocare a baseball, i miei amici giocavano a baseball, quindi per me era la realtà. Senti, ma hai parlato di catcher. Allora, io ti ho visto giocare come catcher, ti ho visto giocare esterno sinistro, ti ho visto giocare in prima base. Avresti voluto giocare da qualche altra parte? Cioè, qual è quello che definisci più il tuo ruolo? Mentalmente il catcher, fisicamente no, perché se no probabilmente giocherei ancora ricevitore. È il ruolo che più mi piaceva sicuramente, e ancora adesso quando ci gioco vorrei giocarci tutte le partite, ma avevo dei limiti fisici, quindi non è stato così. Avrei preferito giocare anche interbase, per dirti la verità, ma anche lì il limite fisico c'è, quindi va bene così. L'importante, come dico sempre, è andare a battere, quella è quella cosa che voglio di più. Quindi tu sei uno che predilige l'attacco alla difesa, cioè piuttosto di H, se proprio è, ma ti prego almeno in battuta fammici andare. Io devo andare a battere. Qual è l'eroe di fantasia che preferisci? Iron Man. Iron Man. E l'eroe della vita reale che preferisci? Vado a fasi, vado a fasi. Ce ne sono tanti. Dipende, dipende. Al momento, dato anche il momento storico, Alex Zanardi. Wow, yeah, sì, stavo dicendo yes, wow, davvero. Credo che sia un esempio umano che sarebbe davvero da studiare, da parlarci delle ore e non sarebbero mai abbastanza per imparare la forza d'animo, lo spirito per rialzarsi, seppur da una tragedia come quella che ha subito perdendo l'uso di tutte e due le gambe. Ascolta. A questo punto è doveroso farti due domande. La prima è: hai voglia di raccontare in breve un po' la tua carriera? Perché tu hai una carriera lunga, seppur sei uno dei giocatori più giovani che io abbia conosciuto. Guarda, ci pensavo ieri. Sì, quest'anno sarebbe il 10º anno di Serie A. Quindi la chiamo Serie A, IBL, Serie A 1, comunque Serie A, Serie A 1. La mia carriera, diciamo, è stata molto altalenante. Questo perché ho iniziato presto a lavorare, anche se dai miei, ma ho iniziato presto a lavorare. C'è stato il cambio di squadra nel 2013, quindi sono passato da Nettuno a Bologna, ormai 7 anni fa, 6 anni fa esattamente. Penso che il salto di qualità mentale io l'abbia fatto in accademia, quindi l'accademia è stato il luogo che mi ha dato la marcia in più. Ovviamente quell'anno alla fine dell'accademia giocai a Nettuno, ebbi da un lato la fortuna che quell'anno Nettuno economicamente non era stabile, quindi mise in campo noi giovani.
abbiamo giocato molto tutti quanti quell'anno, ci siamo divertiti, è stato un anno bellissimo. Ricordo che a Nettuno quell'anno facemmo 12 vittorie consecutive, tra l'altro battendo anche Bologna, con valida mia una volta e con squeeze mio un'altra volta, quindi una cosa che scherzando dicevo sempre anche a Marco Nanni, che era l'allenatore con il quale ho approdato a Bologna, sono approdato a Bologna. E dopo di lì c'è stato 2014, fantastico, lo sai meglio di me, l'abbiamo vissuto insieme quell'anno. E primo scudetto, prima volta fuori casa, se potessi vorrei tornare al 2014 anche adesso. Beh, adesso ne avremo modo più avanti di parlare sia dell'Accademia, sia dei vari scudetti, però hai pronunciato la parola Marco Nanni, allora ti chiedo, l'allenatore, quanto è importante instaurare e quanto è fondamentale instaurare un rapporto con l'allenatore? È fondamentale soprattutto quando comincia ad andare avanti con l'età, perché se l'allenatore ha fiducia di te, tu lo senti, e se tu senti che una persona che comanda ha fiducia in te, sicuramente hai più possibilità di far bene, perché sei più motivato mentalmente. Ovviamente l'allenatore è fondamentale perché ti inserisce in un gruppo. Ad esempio Marco Nanni, quando fu nel 2014, ci inserì in un gruppo tra virgolette già formato, ma che si stava formando. Quindi Marco è stato fondamentale per l'arrivo, ed è stato fondamentale tantissimo Lele, giustamente, perché ormai è una vita che gioco con Lele, per tutto il resto. Quindi diciamo che a Bologna, in quanto di manager, siamo stati più che fortunati. Parlando di manager, parlando di allenatori, e rimaniamo a Bologna, che comunque sono i tuoi ultimi 6 anni di carriera, nel senso i tuoi più recenti, hai avuto modo di instaurare rapporto anche con altri allenatori, con altri membri della squadra, oltre che ai giocatori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che mi sento costantemente con tutti gli allenatori, maggiormente con Rada. Rada è un amico, un allenatore. Grande Rada! Grande Grimi! Allora? Salute! Salute Rada, guarda! L'ho visto, ma da quando è che bevi? Da quando l'ho conosciuto. Grande, così mi piace, così. Salute, Simo. Grande, questa sorpresa non lo sapevo. Bene, mi fa piacere che, insomma, i tuoi ricordi ogni tanto, insomma, qualche chiacchierata abbondante l'abbiamo fatta, riguardo sempre il mondo dei vecchi nettunesi, dei vecchi bolognesi, riminesi, parmigiani, di tutti, insomma, degli anni 70-80, che te conosci con il nostro amico carissimo Guglielmo. Guglielmo, che, sì, sì. Che non smette mai di dire che noi eravamo i più forti. Me l'ha ridetto anche domenica scorsa, me lo ridirà domani, perché domani mi allenerò con lui, quindi già sono pronto. Che tanto cosa ti dice? Combatta, attacca un po' con Donno Chiodo, quindi buono. Che sei una pippa. invece secondo me non è assolutamente vero. Sono cambiati gli anni in qualsiasi sport, quindi forse ecco l'unica mancanza ancora di questi ragazzi della mia età, diciamo così, ragazzi, dallo stesso Bagelemani e probabilmente dai coach parmigiani, riminesi, è proprio questa la mancanza di forse di non riuscire a capire, a comprendere che il baseball di adesso è nettamente poi dopo erano bravi anche loro, anzi erano super, però era nettamente, mi dispiace dirlo, era inferiore. Qui adesso, grandi Cischi, adesso lo posso dire tranquillamente, ma per tante cose, per metodi di preparazione, per metodi di conoscenza soprattutto. Non voglio togliere niente a nessuno, ma noi eravamo
molto più improvvisati. Ecco, ce ne sono stati pochi veramente di quelli che sono nati, costruiti da giocatori fenomeni. Ecco. Quindi Rada, dimmi. Ti voglio far fuori campo? Sai che io ne faccio uno ogni 15 anni, eh? Beh, quest'anno, di solito dov'è che lo fai? Io? Lì vicino al palo, proprio ecco, chirignavo, come dicono. Però ricordati che se vieni su quest'anno non è detto che magari mi vedrai tirare ancora qualche BP. Grande, allora lo potrò rifarlo. Oh, beh, certo, io sai che nel gruppo mio ti voglio sempre, che te sei uno di bocca buona, giri ciao Giorgia! giri ball fuori di 3 centimetri, 4 centimetri, mentre qualcuno è sempre lì che se non è strike perfetto non lo gira. E poi dopo un'altra cosa, che sei un ragazzo che è veramente proprio forse, ecco, lì sì che torniamo indietro col tempo. Uno di quei ragazzi di una volta, come si dice adesso, uno di quei ragazzi senza troppe fronze per la testa, hai sempre lavorato, ti sei sempre messo in discussione, è un po' come, secondo me, questa fortitudo degli ultimi 10-15 anni, insomma. Grazie. Mi permetto di fare i complimenti a Rada, che io l'ho lasciato 5 anni fa, è come se non fosse passato un giorno, sei addirittura giovane, non so se sì, sì, sì. Però ti vedo molto bene. Adesso e anche le scarpe più belle adesso, Simo. Ah. Sì, ecco, adesso. Poi ecco, lui, siccome ho un nipote che è molto fashion e mi chiede tantissime cose, allora io, prima di dire che io non ne so niente, vado dal mio mentore Ale, che lui ha lavorato qua a Bologna per un negozio famosissimo, penso, in tutto il mondo, e quindi lui dice: guarda, che scarpa posso regalare, che scarpa posso prendere, cose, e lui non sbaglia mai, non sbaglia mai. Rada, posso permettermi di chiederti, ma tu che hai conosciuto Grimaldo sul campo da almeno 5-6 anni, come giocatore, qual è secondo te il suo vero ruolo? È l'esterno? È il prima base? O anche se lui dice che non ha il fisico adatto, potrebbe anche essere un buon catcher? Guarda, quando mi ricordo benissimo, quando la Fortitudo l'ha comprato da Nettuno, io pensavo che lui facesse prima base. Confermo. E invece lì è stato bravo anche Nanni, che l'ha fatto giocare esterno, e chiaramente, però, non togliendolo mai, diciamo, anche in allenamento a prendere qualche pallina. Ci eravamo un po' dimenticati come catcher, ma io penso che se lui avesse continuato a giocare catcher, probabilmente avrebbe avuto successo uguale a quello che ha avuto da esterno o eventualmente da prima base. È sempre pronto, perché quando non ci sono più catcher, Ale, ci sei? Boom, si mette su la sua muta e va. Quindi è un ragazzo, come ti ho detto prima, non c'è da lì mai brutte figure, no? Boom, vado, basta. Mi dite di giocare catcher perché ci sono dei problemi. Sai, giocare catcher non è facile giocare da nessuna parte, però catcher, insomma, è un po' più difficile, ecco. Ale, se hai qualcosa da dire Rada, se no noi lo salutiamo e noi poi proseguiamo. Già, a te la parola. Già va via Rada? Come già va via? No, per me può anche restare se vuole, però... No, è la tua intervista, cioè i vecchi vanno a far la nanna quasi. No, comunque te la ascolto. Niente su Ricchio. Niente su Ricchio. Salutami compare Guglielmo, Ruggero, tutti i nettunesi, il vecchio Nettuno che era fantastico. Giocare, ecco, l'unica cosa che manca veramente, che l'abbiamo assaporata quest'anno nelle partite di Coppa dei Campioni, è il pubblico.
che quest'anno, poi l'anno scorso, il pubblico, quello, il pubblico di una volta, purtroppo, se non arrivi fino in fondo, Parma è una di quelle società che sta facendo molto bene, il pubblico sta ritornando alla grande, manca, ecco, l'unica cosa è quella, rispetto a quegli anni. Poi il pubblico fa anche la differenza in campo e magari anche tecnicamente. Assolutamente, concordo. Rada, grazie infinite di questo intervento. Grazie a voi, grazie, Ale. Ci vediamo, presto. Un BP a Bologna. Ciao, dai, ciao, Rada, grazie ancora. Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti. Eccoci. Ma devo aspettarmi altre sorprese? Sono con te. Lo scopo era proprio quello di sorprenderti, quindi se ci sono riuscito mi fa molto piacere. Ascolta, grande, sì, torniamo a noi. Hai detto 2014, vengo a Bologna, vinco, tra l'altro vinco lo scudetto e sono lontano da casa. Che cos'è il sacrificio, ovvero il essere costantemente lontano da casa? Ma nel 2014 non c'è stato sacrificio al riguardo, anzi ero felicissimo perché a 20 anni stavo fuori casa, vivevo da solo, avevo tutti i comfort del mondo e vedevo per la prima volta una città. E quindi nel 2014 è stato tutto veramente bellissimo. Il sacrificio è arrivato dopo, quando ho cominciato, diciamo, ad avere l'esigenza fisica e mentale di lavorare e quindi ogni anno interrompevo un rapporto lavorativo, cominciavo quello sportivo, lì è cominciato ad essere più difficile. Ovvio che stare fuori casa significa non aver mai nessuno, tra virgolette, che ti poggia la mano sulla spalla. Ma a Bologna abbiamo avuto anche la fortuna di avere questo tipo di figura. Noi, come tu sai, vivevamo tutti insieme, eravamo io, Samba, Pane, Pippo, insomma il gruppo italiani che ci è rimasto per tanto tempo e, diciamo, non mancava mai neanche l'affetto. Se dovessi ricordare questi anni, non li ricordo affatto come sacrificio, anzi come estremo piacere. Senti, ma c'hai il guantone lì vicino a te? Eccolo. Allora. È nuovo, eh? Ho una diapositiva da 7 mesi. 7 mesi, di cui 5 dove non hai ancora potuto usarlo, quindi sì. Nuovo. Ascolta, diatriba che ho con tutti i ragazzi e ragazze che si sono presentate a queste interviste. Allora, innanzitutto, aspetta, dito fuori o no? No, dito dentro, due dita nella parte finale, uno e uno. Perfetto. Allora, parliamo di buchi, ovvero sacca con i buchi, sacca senza buchi, la differenza e per te che cosa è più comodo? Fondamentalmente credo, o almeno per quel che mi riguarda, questa differenza è solamente estetica. Quindi io ho sempre preferito questo tipo di sacca, ma per una questione estetica. E come comodità preferivo la trapeze, quindi quella centrale con i lacci intrecciati, perché credo sia quella lì che permette alla palla di non uscire, cioè che non permette alla palla di uscire una volta presa. E, diciamo che non ho mai badato a queste cose, sinceramente. Ho sempre preso il guante in mano e quello con il quale mi sentivo meglio, poi veniva utilizzato in partita o in allenamento, ecco. Pensa che quando giocavo io ero talmente bravo, e ovviamente lo dico sarcasticamente, che ero convinto che i buchi nel guantone servissero per ripararsi dal sole, in modo che tu vedevi la pallina, ma ti riparavi dal sole. E invece sono stato cazziato da tutti, da Paolino, da Dopo, parliamo di esterni, ma da Vaglio, da Samba, da tutti, dicendo: ma tu non puoi correre con la mano in su, perché sei più impacciato e soprattutto rallenti la corsa. Prima corri mano per coprire il sole, ma correggimi tu, sei tu che mi devi spiegare dove sbaglio. La prima cosa che ci insegnano anche da bambini è correre ed alzare la mano all'ultimo momento, cioè correre con la mano
con la mano alzata è difficilissimo, ti rallenta, ti perdi l'equilibrio, è sbagliatissimo. Diciamo, è, mi ricordo anch'io da piccolo che era una delle prime nozioni che ci veniva insegnata. Cosa vorresti dire? Che non ascoltavo già da piccolo? No. Ci sta. Tra l'altro, un'altra cosa che ho imparato e vorrei che tu mi spiegassi se è ancora in uso o no, palla a terra, ginocchio giù oppure no? Allora, diciamo adesso si alternano due scuole, nel senso che il ginocchio a terra rimane sempre diciamo il modello tradizionale che viene sempre sia insegnato ai bambini e anche agli adulti. Ovviamente dipende molto dal campo dove giochi. Se è un campo disconnesso, se è una battuta forte, il ginocchio va a terra. Il sottoscritto che ha sbagliato l'anno scorso in semifinale Coppa Campioni non ha messo il ginocchio a terra e la palla mi è andata dietro. Però diciamo che adesso se il campo è abbastanza regolare, se la battuta non è fortissima, è preferibile la presa in sicurezza come se fosse un interno, diciamo, un po' più elevato, ma dall'esterno hai la possibilità di scegliere il rimbalzo giusto. Però rimangono due tecniche entrambe utilizzate, tenendo conto che il ginocchio a terra è sempre la tradizionale e la preferita, diciamo. Senti, hai detto che il guantone che hai è tra virgolette nuovo. Come lo hai reso tuo? Come, quando e come riesci a capire, ok, adesso io mi sento sicuro, questo è quello che mi farà fare la differenza? Dopo più di qualche allenamento, in media io preparo un guanto per le partite almeno 3-4 mesi e dopo, una volta preparato, non lo utilizzo più per l'allenamento. Diciamo che è come se rimanesse pronto solamente per la partita, perché se dovesse affrontare partite di allenamento sempre si rovinerebbe. Quindi quando senti che, io, almeno io personalmente, quando sento che la sacca diventa profonda all'interno, penso che il guanto sia pronto. Ti devo fare leggere questo commento che prima non ho fatto apparire perché, essendo lungo, copriva praticamente tutta la tua faccia, ma Claudio Adelmi, che tu conosci molto bene, ci teneva a precisare quanto tu sia stato decisivo non in una, ma in più di un'occasione, sia per il tricolore, per lo Scudetto, sia per la Coppa dei Campioni. E addirittura in una fotografia che è stata pubblicata tua durante circa il Ferragosto, è stata quella che ha avuto più like. Quindi non solo bello da vedere in campo, ma bello da vedere anche fuori dal campo. Questo era un po' il commento, ci tenevo a farlo leggere in diretta, per prima l'ho tolto subito letto, perché ti copriva e non era carino. Grazie Claudio. Senti, abbiamo parlato un po' della posizione da esterno, io sono d'accordo con il Rada quando prima ha detto, quando sei arrivato nel 2014, io ero convintissimo che tu saresti andato a giocare in prima. Nel 2014 c'era Daniele Malengo e a ricevere c'era Cess, c'era Marco Sabatani, quindi erano due posizioni un po' solide ed è per quello forse che sei stato più facilmente adattato o, come ha detto Rada, riciclato in esterno. Poi è arrivato Samba, poi è arrivato Peppe Mazzanti, diciamo che forse è un po' per quello che ci si è dimenticato. Tu comunque, non dico sei nato come, ma sei anche un ottimo prima base. Allora ti faccio due domande tecniche sulla prima base che ho già fatto anche ad Alex Sambucci e mi ha zittito subito. Giocavo in prima quando ero piccolo, quindi non solo non sapevo usare il guanto, ma a quanto pare non sapevo nemmeno stare in prima, perché mi ha detto no, è il contrario di quello che dici. E io ti faccio questa domanda. E qui devo allacciarmi a un discorso che poi faccio dopo. Sei mancino, ma giochi in difesa da destro. Esatto. Per scelta o per comodità o perché alla fine... Perché? Ma questa domanda me la sono sempre fatta anch'io. Mio fratello maggiore sostiene che lui fu il primo ad abituarmi a battere di mancino, ma io non ricordo questo momento. Io ricordo semplicemente che la prima volta che mi misi a battere, mi misi di mancino.
Quindi secondo me è stata un gesto naturale, ecco. Per tante ragioni sono mancino, quindi penso che quello sia il mio lato, e quindi io mi sia abituato a tirare di destro seguendo insomma la massa, ma che probabilmente forse sarei stato anche mancino, questo non lo so, però ho battuto diciamo sinistro dall'inizio, proprio da quando ero piccolo, da sempre. E tornando al discorso del prima base, l'essere destro come estensione, soprattutto sul pick-off, qual è il movimento giusto? Che ovviamente un destro c'ha una mezza torsione in più per andare a prendere l'uomo che ti scivola indietro nel pick-off rispetto a un mancino. Quante volte ti è scappato di pensare, maledetto io che ho voluto iniziare a lanciare di destro solo perché lo fanno tutti? Ma sì, l'ho pensato tante volte, anche perché esteticamente anche l'esterno mancino mi piace tantissimo, quindi l'ho pensato tante volte per questa ragione. Ma è vero, sicuramente Samba ti avrà detto che il mancino ha la comodità nel pick-off che tocca in maniera diretta. Il destro deve fare una torsione, e facendo riferimento a Samba, fu lui che mi consigliò di cambiare posizione di attesa del pick-off, perché io partivo in una maniera e con Samba cambiai posizione, adottai il suo metodo che sicuramente era più comodo. Quindi il metodo Samba è il metodo tradizionale, è frontale al lanciatore, e quando ti arriva il pick-off hai tempo comunque di fare un mezzo passetto per aprirti e toccare il corridore. Quindi tu nutri ancora speranze di poter mettere almeno un piede sul cuscino, perché io mi ricordo che quando parlavamo nel 2014 non eri preoccupato del fatto che non avresti giocato mai, che poi non è vero, hai giocato qualche partita, se non ricordo male, per squalifica di Malengo, si era infortunato, no? Stava male, se non sbaglio, perché io ho delle fotografie di te che giochi in prima, quindi vuol dire che in prima ci hai giocato. Ma realmente nel 2014 io giocai tre quarti del campionato in prima e giocai quasi sempre, nel senso giocai anche il tre quarti delle partite, mi ricordo che giocai fu raramente, io mi ricordo benissimo perché quando non gioco mi incavolo, quindi mi ricordo qualche weekend nel quale sono stato incavolato che non ho giocato, soprattutto il primo, ma ricordo di aver giocato sempre. Ho cominciato a giocare all'esterno perché ci fu il taglio di Perez, e quindi ci mancava proprio una persona in quel ruolo. Tra Perez e Holtien sono passati quasi 2 mesi, quindi io per quei 2 mesi ho giocato esterno tutto il periodo. Si fece male anche Dobbo, quindi giocai anche al centro, mi ricordo, un paio di partite, perché mi ricordo anche Paolino aveva avuto qualche problema fisico. Sì. Poi alle finali Paolino si fece male, quindi presi in pianta stabile quel ruolo e rimasi lì. Ma anche l'anno prima Nettuno io avevo giocato prevalentemente esterno, quindi capitava che contro il Bologna giocavo in prima, quindi probabilmente sono stato conosciuto come prima base, ma sono sempre stato più esterno che prima base. Mi hai anticipato su una domanda che te la leggo, non la interpreto, te la leggo come l'avevo scritto. Devi essere onesto, 2 punti. Cosa passa per la testa quando arrivi al campo e non vedi il tuo nome sul line-up? A me? Esatto. Mi incazzo come una bestia. Io proprio mi imbestialisco, ma tuttora. Non lo so, non la mando giù. Perché se sto al campo è perché voglio giocare, capisco? Ora, ovviamente scherzo, però non mi forzo a prenderla con filosofia. C'è sempre quella punta di amaro. Io non riesco a mandare giù il fatto di non giocare. Io voglio giocare. Mi ricordo, e qui mi allaccio a un esempio pratico, emotivo, morale, dimmelo tu, che è Claudio Liverziani. Tu hai avuto la fortuna di avere come esempio, sicuramente sul campo, poi mi dirai tu anche fuori dal campo, un atleta, un campione, un uomo come Claudio Liverziani, e come lui batte di mancino, gioca di destro.
E io mi ricordo di aver letto anche qualche articolo di giornale dove si parlava un po' Alessandro Grimaudo, erede di Claudio Liverziani, che sicuramente pesa tantissimo sulle spalle, ma potrebbe anche essere una forte spinta per tirare fuori il 200%. Cosa mi racconti? Ma il primo anno a Bologna ricordo anch'io queste cose, certo. La differenza di talento tra me e lui è tantissima. Claudio è sempre stato, probabilmente, credo io, uno dei talenti più grandi d'Italia. Io, a differenza di questo, non ho e non ho mai avuto il talento di Claudio. Probabilmente ho avuto la costanza, o la costanza nel pensiero, quindi spesso io e lui ci ritroviamo mentalmente. Ovviamente è stato fondamentale averlo in squadra, è stato, inizialmente era bellissimo, cioè venire a Bologna era anche giocare con Claudio, quindi per me soprattutto era motivo d'orgoglio. Poi con gli anni ti abitui, e Claudio poi, quando lo conosci, ti rendi conto che è una persona talmente alla mano che non ti fa più questa sensazione, ma è sempre stato un esempio dal primo giorno fino all'ultimo. E ricordo sempre che diciamo che il pregio migliore di Claudio, oltre ai tanti talenti che aveva, era il fatto che non l'ho mai sentito essere egoista, non l'ho mai sentito veramente pensare a o alla sua media battuta o alla sua valida. Insomma, Claudio diceva sempre: vinciamo i playoff, vinciamo la finale, vinciamo il campionato. Cioè lui, come, faccio un esempio gigantesco, insomma, come Jordan e Last Dance, l'obiettivo di Claudio pure era vincere. Quindi, che dire, su Claudio non si può dire nulla, anzi. Allora, nella fotografia che vedi qua, c'è un trio come tu esterno sinistro, Claudio Liverziani esterno destro, Trent Olsen come esterno centro. Non so. Sicuramente quella era... Di pure. Era una finale. Esatto, difatti... Quella era una finale. Questa è una partita di finale, magari lo riconosciamo solo noi perché l'abbiamo vissuta da dentro, però fu non solo una finale, ma fu una finale sofferta giusto un po'. Questa è, se non ricordo male, gara 6 di finale, dove abbiamo avuto, se non ricordo male, Joey Williamson sul monte di lancio, che lanciò tipo 130 lanci. Sì, fece una partita pazzesca, mi ricordo ancora bene il fuoricampo di Peppe, che lo fece scendere all'ottavo inning dopo un turno lunghissimo. E mi ricordo benissimo quella partita. La partita cominciò con un doppio di Claudio, fuoricampo di Claudio, se non sbaglio, a Fresita Gonzales, che era il lanciatore che più ci aveva messo in difficoltà in quel momento. E non so che dire, ma in quell'anno, in quel momento, sentivo che c'era un'inerzia positiva. E è stata soffertissima quella partita, a differenza di gara 7, che, diciamo, Raul ci ha dato una garanzia dal primo inning, quindi ci diede, ecco. Ricordo la sofferenza, che non fu solo gara 6, ma anche gara 4 a Rimini. Non voglio neanche pensarci. Lì, se non ho perso peso lì, non so come. Comunque, andiamo avanti. Parlando sempre in relazione a Claudio Liverziani, tu non hai quindi mai provato nemmeno a battere di destro, perché ho letto anche il commento della mamma che dice: fratello maggiore mi ha sempre messo nel box di battuta come mancino. Ma per te è meglio battere contro un lanciatore destro, o meglio contro un lanciatore destro o un lanciatore mancino? Ovviamente contro un lanciatore destro, contro i mancini mi tolgono, quindi preferisco il destro. È ovvio, un mancino soffrirà sempre un destro, cioè scusami, un battitore mancino soffrirà sempre un lanciatore mancino perché ne vede pochi, quindi, però ovviamente preferisco il destro, anche se diciamo che storicamente non ho una media
scandalosa con i mancini, a parte qualcuno con il quale proprio non spizzo palla, cioè proprio me la può tirare anche sotto mano, non la prendo. Preferisco lanciatore destro. Allora, preferisci un lanciatore destro? Allora, io mi ricordo, e chiedo a te, io ho notato che nell'arco degli anni tu hai cambiato un po' il modo di stare nel box di battuta. L'hai cambiato, e io mi ricordo che tutte le volte che tornavi nel dugout causa un brutto turno in battuta, poteva essere un strikeout o un fly out o qualunque cosa non fosse una valida, prima di poterti dare udienza tu avevi quei due minuti dove dovevi stare da solo perché dovevi riflettere su che cosa avevi appena fatto. A volte veniva Claudio Diverziani da te a dirti: scollega tutto, pensa al turno successivo, dimentica quello che hai appena fatto. Però ho notato che hai cambiato un po' il tuo stile nello stare in battuta. Ti sei guardato dei video, ti sei studiato nel box, hai avuto l'aiuto di qualcuno durante il VP. Ma diciamo che ne ho cambiati tanti, veramente molti, quindi ogni anno c'è sempre una modifica. Probabilmente quest'anno la modifica era più evidente perché è stata fatta in maniera più evidente. Io mi trovo bene ad essere aiutato da qualcuno, perché da solo non ti accorgi di determinati difetti. Il lavoro più grande lo feci con Samba, perché avevamo gli stessi orari, perché comunque avevamo un buon rapporto e spesso ci trovavamo molto prima al campo. Quindi diciamo che iniziai con Samba proprio a fare dei cambiamenti proprio belli pesanti. E portai avanti poi tante di quelle cose, e ovviamente ogni anno si aggiunge qualche cosina sia di tecnico che di approccio mentale. Poi tante cose le impari con l'esperienza. Probabilmente il mio cambiamento penso sia stato più mentale che fisico in questo ultimo anno, ecco. Qual è un giocatore di Major League alla quale ti ispiri maggiormente? Allora, adesso Andrew Benintendi, semplicemente perché lo associo un po' esterno sinistro, mancino, a me stesso. Ovviamente mi sono fatto un complimento, certo non mi vorrei paragonare. Un tempo a Nick Punto perché come me, ovviamente lui in maniera migliore, è un giocatore che ha sempre lavorato, che ha sempre lavorato sodo, che non aveva grandi doti fisiche, quindi un lavoratore, un giocatore di mente. Quindi mi sono sempre ispirato a giocatori di questo tipo. Normale che Mike Trout sia un fenomeno sia fisico che sia a livello fisico che psicologico. Però non potrei mai fare un paragone o prendere ispirazione per quel che mi riguarda da un giocatore di questo tipo, perché ha delle doti importantissime. Quindi come squadra NLD invece qual è quella che segui più volentieri? Ovviamente gli Yankees. E sei fortunato allora che il Rada si è già collegato, perché qui avrebbe avuto da dire sicuramente lui, da grandissimo tifoso dei Boston Red Sox da sempre. Qual è, Ale, il tuo film preferito? Adesso Il Grande Gatsby. Facendo riferimento sempre al 2014, lo vidi per la prima volta nel 2014 sotto suggerimento di Pane. Non ero neanche a conoscenza di questo film. Ascolta, hai una cabala particolare prima di entrare in campo, che sia nella difesa o prima di andare in battuta, un qualcosa che esegui costantemente, quasi come porta fortuna? Ne avevo un miliardo, ne avevo talmente tante che perdevo tempo in cabale piuttosto che in concentrazione. Quindi un giorno ho deciso di smettere di aver cabale, quindi adesso faccio fatica a dirti
di avere una gabba, non ne ho, anzi cerco di fare sempre cose diverse proprio per non abituarmi e per non fare caso a questo tipo di cose. E io so che Riccardo De Santis era uno che cercava di spezzare le cabale un po' di tutti perché riteneva inutili al fine del portare a casa un risultato. Io so che ne ha spezzate di almeno 3-4 giocatori dicendo smettila, sei ridicolo, cose del genere. Sì, Riccardo, ecco, Riccardo forse è stato quello che mi ha più massacrato su questo punto di vista. Mi ricattava, mi diceva che se non avessi bevuto il caffè avrei fatto 0-4 per 4 weekend. Oppure mi faceva mandare i messaggi da Valerio Simone, tutte cose intimidatorie. E Riccardo era proprio contro tutto questo tipo di discorsi. Confermo che ce lo ha detto anche in diretta quando si è presentato con Panerati raccontando che no, la cabola non funziona. Se sai cosa stai facendo, vai diritto e non pensare a nient'altro. Ascolta, tu hai, mi ricordo, che hai attraversato dei tunnel molto neri, cosiddetti slump, parlando di attacco soprattutto. Come ne sei venuto fuori da questi slump? Ma diciamo che in Italia negli ultimi anni è stato molto difficile venirne fuori perché pochi torni, comunque a Bologna è una squadra che ha sempre molto, ha un ricircolo di giocatori in campo alto, quindi devi essere bravo. E ricordo uno slump lunghissimo, cioè ovvero quasi di una stagione dove è andata tutto, è andata malino personalmente bene di squadra, il 2018, nel quale non venni fuori da questo slump. Però l'ultimo turno del campionato non feci valida, ma presi una base su ball che importantissima, che probabilmente, sai, dallo slump si esce o con una buona valida, solitamente si dice con uno stoppone o con una validella, però devi esserci qualcosa che ti cambia l'approccio mentale, perché è veramente psicologico. E diciamo che non ti so dire effettivamente come ne vieni fuori, però hai uno scatto, ti fa uno scatto nella mente, quindi quando vai a battere il turno dopo ti senti già più positivo e quando sei positivo le cose vengono da sole. Però se ne viene fuori, questo è il messaggio che vogliamo dare ai giovani. Assolutamente sì. Assolutamente sì, nel bad ball esisterà sempre questa fase, esisteranno gli slump, esisteranno i 0-20 in Italia, i 0-40 in Major League. Fa parte del baseball, il giocatore più bravo è quello lì che non è il giocatore che non ha attraversa slump, ma il giocatore che riesce ad essere più continuo e che ne viene fuori in maniera più rapida e veloce, ecco. E l'apporto del gruppo della squadra può aiutare il singolo giocatore a venire fuori da uno slump o è una questione solo di testa e finché non scatta qualcosa con uno stoppone o con una validina, il gruppo in questo caso non può fare la differenza? Allora, è vero a metà, nel senso che fondamentalmente sai che in battuta ci vai da solo, quindi il gruppo è importante perché ti dà sostegno psicologico prima di quel momento. È ovvio che se hai un gruppo stabile, soprattutto di persone con esperienza, ne vieni fuori prima perché ti danno i consigli giusti. Ma in queste fasi però tendi anche a non ascoltare i consigli perché ti senti frustrato. Quindi è fondamentale, il gruppo è fondamentale, ma è fondamentale che tu ne esca da solo, quindi che sia tu con la tua psicologia a far fronte a questa situazione. Allora, prima hai detto, mi sono fatto un complimento, non voglio certo paragonarmi a Benintendi, ma è per spiegare Destro, Mancino, eccetera. Allora io ti chiedo, quanto è importante la confidenza per te? La confidenza è tutto. La confidenza è la cosa più importante a livello sportivo soprattutto, e nel baseball veramente. Quando sei confidente fai tante cose, quando non sei confidente non puoi farle. Cioè io dico sempre, se vai a battere con la paura di prendere strikeout, prendi strikeout. Quindi la confidenza è veramente la chiave di tutto. Non solamente sportivo, però in uno sport mentale come il baseball è fondamentale essere confidenti. Capiterà ovviamente, anzi capita spesso, di prendere dei strikeout pur essendo confidenti, oppure per quanto riguarda il lanciatore prendere
prendere bastonate e rimanere confidenti, ma più rimani confidenti e più scongiuri situazioni del tipo slump o 0 su 20 o errori in difesa. Ho notato che, allora di solito si dice invecchiando, ma nel tuo caso è maturando, perché sei chiaramente ancora in salita, eppure hai alle spalle 10 già anni di Serie A, e i giocatori maturando tendono un po' a cambiare ruolo. Esempio pratico, Infante, interbase, passato a terza base. Tu ti vedi nel tuo futuro in un ruolo diverso da quello che può essere, appunto, a questo punto, diciamo, l'esterno? Ma potrebbe capitare, però diciamo che ci sono dei ruoli che non si possono giocare andando avanti con l'età. Esempio di interbase, ricevitore o magari l'esterno centro. Credo che comunque il ruolo che faccio io sia un ruolo nel quale se ti mantieni bene fisicamente, ovvio, quello è fondamentale, quindi allenatevi sempre, puoi andare avanti anche nell'età. È vero, Carlos fece questo spostamento, ma perché comunque per giocare interbase bisogna essere sempre freschi, bisogna avere le gambe fresche, un bel braccio, quindi ricevitore, interbase, esterno centro, ovviamente lanciatore, sono quei ruoli che non ti permettono di andare avanti nella carriera. Dopo a un certo punto hai il bisogno fisiologico comunque di adattarti in altri ruoli. All'inizio della chiacchierata, quando mi hai raccontato un po' della tua carriera, hai cominciato a parlare dell'Accademia. Allora, hai voglia di raccontare un po' a chi non conosce gli effetti positivi che ha fatto la carriera su tanti di voi, che cos'era l'Accademia, eccetera, eccetera. L'Accademia è stata tutto. Dico tutto perché entrammo in Accademia come dei selvaggi, insomma, dei ragazzi che giocavano a baseball perché volevamo giocare, ma non avevamo idea di cosa fosse un impegno, una programmazione, un sacrificio, sacrificio sportivo. Quindi l'Accademia ci ha aiutato a formarci come persone, soprattutto. Ricordo quante volte correvamo per colpa di qualcun altro, quindi ci diede un'educazione sicuramente accademica fondamentale, che io tuttora mi ritrovo nella mia vita lavorativa, lo dico sempre questa cosa. E ovviamente il salto di qualità è inevitabile in accademia, ti alleni tutti i giorni con costanza, la qualità dell'allenamento è alto, hai possibilità di giocare tante partite, di confrontarti con tanti giocatori. Quando io ero in accademia c'era la costante presenza anche di lead, di maestri, giocatori che in quel tempo erano gli unici comunque a giocare a livelli altissimi, quindi che dire, Simone, era fondamentale l'Accademia, sicuramente è stata fondamentale per me come per molti altri, come Sebastiano, Mattia Mercuri, Mario Trinci, tutti i giocatori che adesso giocano in Serie A e da protagonisti. Allora, correggo il taglio, due delle persone che ti hanno cresciuto a livello accademia sono Bill Holberg e Marinetta. Sì. E allora ti posso dire che Marinella ha pensato di collegarci oggi per abbracciarti virtualmente, ma tu sai che lei adesso lavora per il CONI e proprio adesso a quest'ora aveva una visita da parte del CONI per il nulla osta per aprire degli impianti sportivi dopo questo coronavirus e non è potuto essere qua, però ci teneva a dirti quanto, che è poi quello che hai detto tu, quanto è stato importante partire da lì per formare persone oltre che giocatori e atleti. Intanto mando un grande abbraccio a Marinella e sarei stato felice di vederla, ecco. È stato fondamentale, cioè continuo a ripetere, in tutto, diciamo, l'entourage c'era anche Marco Mazzieri, che probabilmente è stato veramente la persona più influente su di noi in quel momento. Come potevamo crescere male in quella situazione?
eravamo tutte persone tranquille, noi, i nostri anni accademici erano belli perché non avevamo grilli per la testa, eravamo veramente tutti lì concentrati per giocare a baseball. E io ho avuto la fortuna di fare la scuola privata, quindi ero concentrato al 100% sul baseball. Come me c'era Alberto Mineo, e tutte persone soprattutto con le quali ancora... Si può far collegare, Riccardo? Si può... non so se Riccardo hai voglia di collegarti, noi saremmo vogliosi di un tuo saluto. Adesso vediamo se si collega. Intanto, guarda, questa è la foto di quando vi siete presentati tutti e tre nel 2014. Sì, ricordo. I tre nettunesi, perché anche Riccardo veniva da Nettuno quella stagione. Beh, stavi parlando dell'Accademia. Sì. Ah, sì. Ricordo che fu difficilissimo approcciare al metodo di allenamento di Bill, perché prevedeva allenamenti mattutini alle 5 di mattina, sessioni pomeridiane, sessioni serali dopo cena. E è stato veramente difficile e intenso. Anche perché noi tenevamo questo ritmo, poi io, Mattia Mercuri e Mario Trinci andavamo via il fine settimana per giocare le partite con il Nettuno, prima squadra, quindi venerdì, sabato, e due partite con l'IBL2. Quindi per noi era un continuo frullare e giocare, ma tutto questo è stato, diciamo, è andato liscio come l'olio, perché in Accademia non c'era un problema, eravamo serviti e riveriti, era tutto al posto giusto. Quindi ancora adesso, ti ripeto, il modello accademico della federazione io lo uso nella mia vita. Che bello che sei! Come stai? Cazzo, io sono quello delle comparsate su... Mi piace. Ma sono invecchi, non è il capello grigio. Ma che capelli grigi? Capelli grigi dopo i 40 anni. Io ne ho 30. Grazie, eh? Che cosa vorresti dire? Ma tu li avevi a 20, Simo. Allora, prima è intervenuto Rada, che sembra 20 anni più giovane. Te sei più giovane, io mi presento senza un dente, con i capelli grigi, è imbarazzante. Senti, un po' di campanilismo nettunese sei te, intanto. Io? Non ci sbagliamo. Oh, mi sono rimbastardito un'altra volta. Grande. Come stai? Tutto bene? Ti vedo bene? Bene, io vedi, ho sbocciato, vedi? Grande, niente, meraviglioso, basta. Meraviglioso, grandissimo. Te come stai? Alla grande, faccio il babbo e niente, non tiro palline da 4 anni, e sto provando a smettere. Tuo figlio sta bene? Sta bene, è là che prepara la Macedonia. Grande. Senti, quindi non fai più gli esploit? Oh! Li faccio quando non mi sentite. Cioè li faccio ma non mi sente nessuno e non c'è nessuno a guardarmi. E che gusto c'è, scusa? Vabbè, ricordo dei vecchi tempi. Grandi. Ma hai fatto la parzata pure con pane? Dimmi. Guarda, dimmi, che prima, quando gli ho chiesto se aveva delle cabale, mi ha detto che tu eri quello che gliele aspettava tutte, con delle minacce proprio. Diciamo, ogni tanto partivano dei messaggi intimidatori se non mi seguiva. Nel mezzo c'era anche Valerio Simone. Ti ricordo ancora il messaggio, anatema c'era scritto. Era per esorcizzare la pressione, Simo. È vero. Abbiamo vinto la partita, ho anche battuto, quindi vedi. Me lo ricordo. Quindi c'ha ragione Riccardo, queste cabale non funzionano, non servono a niente. Sono cazzate, guarda. Alessandro però era il cintura nera di cabale superate solo da Andrea Sniaolin dei Grosseto. Non ho mai visto nessuno con tante cabale come lui. Non faccio più neanche la retromarcia. Davvero? Spettacolo. Dai, chiama Valerio Simone in onda così lo uccidiamo direttamente. Non so se, non penso neanche sia. No, non ce l'ha internet. Psicologo Valerio, ci crederai. Non ce l'ha internet. Dove vive? Dove vive Valerio? Grandi.
Ricca, grazie, mi ha fatto piacerissimo. Sempre un piacere. Ciao ragazzi. Ciao, 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 buona serata. Saluta la famiglia, naturalmente. Ascolta, una domanda che a questo punto ti devo fare. Abbiamo parlato di accademia, abbiamo parlato di grandi nomi che sono venuti fuori dall'accademia perché c'era una disciplina. Allora, una domanda che ho fatto a tutti gli altri atleti è: perché non c'è mai stato il tentativo, o se c'è stato, mi piacerebbe che lo raccontassi, di provare l'esperienza all'estero, ovvero di sfondare dove tendenzialmente vediamo tutti il sogno, che può essere l'America, ma può essere anche il Porto Rico, il Venezuela, il Nicaragua, vedi esempio di Paolino, eccetera, o Panerati, appunto America. Che cosa è mancato dal tuo punto di vista per provare a sfondare? Ma sinceramente a me è mancato il talento, nel senso che quando era il momento giusto per entrare in questo tipo di discorso, ovvero il discorso della firma del contratto, io non ero un giocatore che aveva il talento necessario per poter essere firmato. Non era importante quanto tu eri bravo in quel momento, era importante quanto avevi da offrire. Io magari potevo essere bravo in campo, era per solidarietà, Mattia, perché pure tu sei un pelato. Comunque, per quanto ero bravo, o potevo essere bravo, non ero un giocatore talentuoso. Quindi non ho mai avuto neanche la vicinanza io ad una firma o ad un discorso oltreoceano. L'unica volta che approcciai a questo tipo di discorso è quando Bill mi diede la possibilità di scegliere un college, quindi mi trovò un college nel quale andare e provare a giocare nel college, però nessun discorso legato a squadre professionistiche. E io decisi di non andare perché non dovevo andare da solo, la persona che doveva venire con me ha deciso di non venire, sbagliando, perché tornassi indietro lo farei, decisi di non andare, dovevo andare in Michigan, se non ricordo male. Ovviamente avrei dovuto pagare io gran parte della retta scolastica, però sarebbe stata un'esperienza bella. Ma non ho mai avuto contatti con scout e personaggi di questo genere, proprio perché Bill è sempre stato chiaro con me: se non batti la palla 20 metri più lontano non ti chiamerà mai nessuno. E quindi io facevo del tutto, mi ammazzavo di palestra, mi sfondavo di allenamenti, ma fisicamente non mandavo la palla 20 metri più lontano. Ascolta, però a questo punto mi allaccio ti leggo un po' il tuo palmarès. Tu hai detto 10 anni di Serie A, tu hai vinto 4 scudetti, 2 Coppa Italia, parlo da forse 3 Coppa Italia, perché tu hai vinto 3 Coppa Italia. Quante? 3 Coppa Italia, 3. E Coppa dei Campioni? Scusami, ne ho vinte 4 di Coppa Italia. Esatto, difatti stavo dicendo, e anche Coppa dei Campioni ne hai vinte 4. Una sola? No, 2. Una qui a Bologna, questa una sola a Bologna, perché l'altra è stata vinta nel 2013, è vero, e tu sei arrivato nel 2014, è vero. Però parliamo di un palmarès, di una carriera, che di una persona che è ormai alla fine della sua carriera. Tu invece, seppur hai fatto già 10 stagioni, sei ancora molto caldo. Allora io mi chiedo, per te vincere un trofeo è un traguardo o un punto di partenza? Entrambe le cose, nel senso che quando lo vinci è un traguardo, ma il giorno dopo è già un punto di partenza, ovvero uno stimolo per lavorare duro quell'anno e rivincerlo di nuovo. La cosa bella è che non sei mai stanco di vincere, quindi se vinci un trofeo tira l'altro, l'apprito viene mangiando, no? Quindi diciamo che spero di poter ancora vincere qualcosa. Come ho detto l'anno scorso, mi ricordo dopo gara 3, dissi: stasera abbiamo vinto, domani si pensa già al 2020. Vai, maniche, bravo, certo, assolutamente, sono d'accordo. Ma secondo te si può vincere anche perdendo? Secondo, no,
perché se vinci, vinci. Però puoi fare comunque delle cose positive e portare a casa un bagaglio positivo, di esperienza positiva, anche perdendo. Io nel 2013 giocai a Nettuno, non vinsi nulla, però portai con me un bagaglio di esperienza più che positivo da quella stagione. Quindi questa domanda, diciamo, che è vera a metà. Nel senso che puoi trarre del positivo anche da una sconfitta, assolutamente, però vincere è vincere. Che cosa pensi che manchi nel tuo palmarès? Allora, diciamo che mio personale mancano tantissime cose. Non ho mai vinto l'MVP, non ho mai vinto quanti d'oro, non ho mai vinto nulla, ma diciamo che non ho mai neanche badato a queste cose. Nel mio palmarès, diciamo che ho vinto quasi tutti, abbiamo vinto quasi tutte le manifestazioni presenti, ma ne vorrei vincere delle altre. La Coppa Campioni è stato bellissimo, neanche il primo scudetto è stato emozionante come la Coppa dei Campioni, quindi mi auguro di giocare nelle altre, mi auguro di vincerne delle altre, mi auguro che escano fuori altre coppe, ma soprattutto... Ora non vorrei fare un discorso legato alla nazionale, magari un giorno mi auguro, anche se lo vedo difficile, magari giocare una competizione nazionale, vincere qualcosa, magari, chissà, però al momento è un discorso che vedo molto lontano da me. Ma ti faccio questa domanda. Nel 2014 il tuo primo scudetto lo hai vinto con una grande sofferenza, gara 7, vinci fuori casa, perdi in casa, è stato un po' una grossa sofferenza. Coppa dei Campioni che avete vinto in casa giocando a Bologna, non voglio dire sul velluto, però era quasi inevitabile vincere per come avete affrontato tutte le partite. Non ho mai visto un segno di debolezza da dire oh, attenzione, perché anche la finale contro i più temuti è stata, no, non posso dire una passeggiata, non si dice mai una passeggiata, è troppo facile commentarla alla fine e dire è stata una passeggiata, però è stata più facile a livello portare a casa il risultato che quel primo scudetto. Però tu hai detto che vincere la Coppa dei Campioni è stata un'emozione molto più grande che il primo scudetto. Lo è perché è il ricordo più recente o perché c'è stato dentro e di dietro, che noi non sappiamo, una rincorsa a quella coppa più sudata? Ma allora, faccio riferimento prima al primo discorso che hai fatto, ovvero noi partimmo malissimo, cioè malissimo no, però partimmo con una sconfitta nel 2019, ovvero l'anno scorso. Perdemmo 2-1 contro Amsterdam e Eistek lanciava, fece una partita pazzesca. E mi ricordo benissimo che dopo la partita avevo la paura che dissi, ci hanno biscottato pure quest'anno. E quindi partì male la questione. Mi ricordo che anche noi a livello di umore non eravamo così spumeggianti come magari è sembrato. La seconda partita è stata giocata contro i cechi e al terzo inning o al sesto inning noi perdevamo 3-0. Contro una squadra che era nettamente inferiore a noi. Quindi in quel momento le sensazioni erano tutt'altro che positive, veramente erano super negative. E poi ci fu il fuoricampo di Osman e da lì, non so, forse si accese tutto, cambiò completamente l'inerzia della squadra, ma solamente in un momento io credo che siamo stati più che spumeggianti, quando abbiamo vinto con Rotterdam, che era il nostro scoglio immenso. Cioè, erano 4 anni che perdevamo contro Rotterdam e vincere contro Rotterdam è stato... Probabilmente era il dente avvelenato, cioè volevamo vincere a tutti i costi quella partita da troppi anni, quindi non so come dirtelo, è stato bellissimo. La Coppa dei Campioni quest'anno è stata bellissima. Mi ricordo il messaggio che mi hai mandato dopo che io ti avevo telefonato per farti i complimenti ed eri stremato dalla gioia, ma non dall'esultanza, dalla gioia, perché era talmente tanta la voglia di battere Rotterdam, di vincere in casa, organizzazione super,
tanto tifo, tante cose che hanno portato, come ha detto Rada, il tifo anche a livello tecnico può fare la differenza, e quindi aver avuto tante persone appunto in casa, l'aver organizzato da tanto tempo, il non vincere da così tanto tempo, forse ha reso tutto più magico, via, definiamolo così. Esatto, sì, sicuramente. Un'altra cosa che hai anticipato, con la, che ti faccio nella prossima domanda, è la nazionale. Tu hai indossato la maglia della nazionale e la porta è chiaramente sempre aperta, ma ti chiedo che cosa, cos'è indossare il tricolore e sapere di rappresentare non solo una città, ma di rappresentare una nazione intera e uno sport che ha sempre tanto bisogno di visibilità, perché tra virgolette lo conoscono in pochi. Ma diciamo sì, è vero, l'ho indossata molte volte, le giovanili, il seniores meno, l'ho indossata più che altro molte volte in competizioni non ufficiali, quindi competizioni nelle quali non senti un po' addosso la pressione del dover rappresentare la nazione, perché comunque sono partite amichevoli o raduni. Ma al di là di questo, comunque, quando rappresenti la nazionale, diciamo che già prima della partenza è sempre noto specificare il fatto che hai la scritta Italia sul petto e quindi devi portare in alto quel nome. Ma quando fondamentalmente giochi, ti dimentichi di tutte queste cose, pensi semplicemente a giocare a baseball, anche perché quando sei con la nazionale il livello è altissimo quasi sempre e la pressione è alta. Sei con la nazionale, quindi già l'entourage ti mette un po' di pressione, quindi ti dimentichi di tutte queste cose, pensi solamente a dare il meglio di te stesso. Sicuramente è un motivo di stimolo, perché in quel momento sei obbligato a dare il 120%, perché se no non fai una brutta figura tu, ma fai una brutta figura nazionale, che soprattutto gioca non una stagione, quindi non 40 partite, ma gioca dei tornei, quindi non hai mai margine d'errore. Qual è la tua più grande paura? Sportiva, intendi? Come uomo. Non essere felice. Nel senso... Mi hai fatto una domanda complicata. Non mi sono mai soffermato a chiedermi qual è la mia paura... Ovviamente la mia paura sportiva è quella di fare un errore che fa perdere la mia squadra o prendere uno strikeout in un momento importante, che è successo, perché succede. E nella vita la paura è quella di, non so, probabilmente vivere la vita di un altro, vivere la vita di una persona che non vorresti fare o rimanere senza soldi o non essere felice, non so, mi hai fatto una domanda che mi fa riflettere, ecco. Allora, rifletti, vediamo se prima della fine ti è venuto in mente qualcosa, se no ce lo scriverai magari nelle prossime interviste che faccio con gli altri ragazzi. Nella vita, seppur la tua è, cioè, sei del 93, giusto? C'hai 27 anni? Da, 26, ancora 26. 26. Esatto, non ancora 27, quindi sei chiaramente molto giovane. Ritieni di avercela fatta? Ovvero, era questo che volevi dalla vita? Ma non ho fatto niente, nel senso che vorrei ancora tante altre cose, quindi sicuramente apprezzo il fatto di aver fatto, a livello sportivo intendo, tante di queste cose, quindi le apprezzo e di certo non penso siano un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, assolutamente sì. Però diciamo il mio motto è quello di non accontentarsi mai, quindi sicuramente voglio tantissime altre cose. Vorrei, ecco. Senti, ma alle 2 di mattina in accademia perché rompevi le scatole a Sebastiano Poma? Perché lo faccio ancora, solamente che è lontano, quindi non posso farlo, ma lo farei ancora. E diciamo che lo facevo con lui, lo facevo con tanti altri, ma poi lui mi spalleggiava, poi non ero io che rompevo le scatole a lui, era lui che rompeva le scatole agli altri insieme a me. E c'erano gli schiavi, coloro che subivano le nostre rotture. Mi ricordo una mattina mi ha svegliato lui a me alle 4 di mattina,
per uscire e io dormivo. Però diciamo che Sebastiano insieme abbiamo una chimica che non ci aiuta, facciamo sempre dei danni, quindi allora intanto intanto lo salutiamo e ti faccio questa domanda. Il fatto che sei comunque un personaggio pubblico, perché nel momento che indossi una divisa e giochi per un club, giochi per una città o per una nazione, diventi un personaggio pubblico e di conseguenza un modello. Che esempio pensi che si debba dare ai giovani che vogliono entrare nel mondo del baseball e vogliono essere in vetrina, diciamo? Testa bassa e pedalare, diciamo che queste sono le parole chiave, perché il baseball è come tanti altri sport, ma soprattutto il baseball è uno sport che necessita di tantissimo rigore e di tantissima umiltà. Nel baseball, se non sei umile, almeno un po' non arrivi dove vuoi arrivare, perché è uno sport che ti mette sempre sotto esame a livello psicologico, quindi lo sappiamo, io la do per scontata questa cosa, perché tra me e te questo discorso c'è stato tantissime volte. Sappiamo che per essere un giocatore di baseball è importante usare all'80% nella maniera corretta la testa, quindi l'invito per i giovani è quello di perseverare, perché è uno sport nel quale sbagli più delle volte che fai bene, quindi perseverare e essere umili. Questi sono i due consigli più grandi che ritengo più grandi in questa situazione, ecco. Io da quando ho iniziato a fare le fotografie sono cambiato molto qua. Ovviamente è cambiata anche la tecnologia, ma questo è un altro discorso. E sono passato dalla quantità alla qualità. Ovvero, prima facevo tante foto perché più ne facevo, più potevo far vedere agli altri che ero capace, diciamo, per poi capire negli anni che alla fine di foto belle magari ce n'erano 3-4, le altre erano una mera cronaca di una partita o di un evento, di qualunque cosa io stessi fotografando. Quindi io sono andato piano piano maturando, crescendo, o da me, visto che ho passati 40 e ho già i capelli grigi, invecchiando. Io adesso quello che faccio quando scatto una foto, ricerco lo scatto perfetto, che significa per me studiare l'angolazione, la luce, e magari Google mi serve per capire quando andare in quel posto, e cerco appunto lo scatto perfetto. Che cos'è per te nel baseball la perfezione? È un fuoricampo, che tu hai detto prima ne arriva uno ogni 15 anni, è un pick in prima preso bene, anzi è un in out fatto bene, come hai definito prima, o che cos'è, una vittoria di squadra? Che cos'è la perfezione nel baseball per Alessandro Grimaldi? È la valida che fa vincere la partita, quella è la perfezione secondo me. È la possibilità, diciamo, quello è il momento nel quale la perfezione può essere, diciamo, la puoi ricercare in tante maniere. Ovviamente a livello tecnico è normale che la perfezione è quando impatti la palla in maniera corretta e va fuori dal campo, ma la perfezione, per quel che mi riguarda nel baseball, è quando riesci a portare al successo la squadra. Quindi che sia una maniera o nell'altra, hai portato al successo la squadra. Quella è la perfezione sportiva. Allora, noi siamo giunti, come purtroppo a tutte le fini, alle domande di rito che faccio a tutti i ragazzi che sono collegati prima di te in queste dirette. Io ti farò 10 domande, botta e risposta, che sono tratte da un questionario di Bernard Pivot, che venivano lette dal rettore dell'Actor Studios di New York agli attori famosi
che sono diventati famosi adesso, ma che prima avevano studiato all'Actor Studios, per mettere a nudo non tanto l'attore che c'era davanti alla telecamera, quanto l'essere umano che c'è dietro alla telecamera. Quindi sono domande che accetto che tu possa pensarci, ma le domande botta e risposta servono proprio per metterti a nudo e capire che persona sei. Meno ci pensi, meglio è, ma siccome la diretta è la tua, pensaci quanto vuoi, che alla fine va bene lo stesso. Qual è una parola che ti piace pronunciare? Attitudine. La causa che ti piacerebbe difendere? La causa dei disabili. Il dono della natura che vorresti avere? Empatia. Wow, hai studiato, eh? Mi sa che tu abbia studiato questa domanda. Giuro, non ho mai. Qual è il tuo più grande desiderio? Ne ho tanti. Comprarmi la Ferrari, dai. Il primo che ti viene in mente. Un suono o un rumore che ti piace? Quando prendi la palla piena. E un suono o un rumore che odi di più? Mia madre che strilla? Ci sta, ci sta. E non c'è età per quello, vero? Non è che diventando più grande smettono di strillare. Ascolta, una pianta, l'albero o l'animale in cui vorresti essere reincarnato? Una pantera. L'insulto o la parolaccia che preferisci di più? Forse coglione. Prodo di bene, coglione. Proprio alla latina, no? Coglione. Ascolta, è il mestiere che non avresti mai voluto fare? Dipendente... Qualcuno mi ammazzerà per questo, però dipendente posto fisso. No, beh, perché non hai mica offeso nessuno, è un mestiere che non avresti mai voluto fare. Siamo giunti alle ultime tre domande. La terz'ultima domanda è, mettiamo che Dio esista, ti sta aspettando davanti al cancello, davanti alle porte del paradiso, tu arrivi davanti a lui, che cosa vorresti che ti dicesse? Questa è una bella domanda. Non saprei. Cioè, sei stato bravo, quello che c'è adesso lì è merito tuo. Allora, prima hai detto che la tua più grande... La prima cosa che hai detto ad impatto alla domanda qual è la tua più grande paura è stata non essere felice. Quindi è doveroso chiederti, Ale, sei felice adesso? Non molto. Che cosa vuoi fare da grande? Sono già grande, però. Oh, probabilmente non so, ti so rispondere a questa domanda, forse sono troppo timido. Ma allora la smusso un po' la domanda. Un giorno che hai raggiunto tutti i tuoi traguardi sportivi, vorresti smettere e fare un lavoro che non sia chiaramente un posto fisso, ma vorresti fare un lavoro nella moda, per esempio, o vorresti rimanere nel campo sportivo? Vorrei fare entrambi. Vorrei fare il lavoro che sia nella moda o che sia nell'altro, ovviamente ti direi più alla moda, che mi faccia star bene, e vorrei, ovviamente al momento, vorrei non essere un allenatore, ma vorrei essere un membro dirigenziale della squadra. Se potessi scegliere e chiedere, questo chiederei. Beh, ascolta, abbiamo già lanciato l'amo, adesso vediamo chi per un futuro, ti auguriamo lunghissimo, che tu possa stare in campo il più possibile, magari per i futuri presidenti, occhio che c'è un qualcuno che vorrebbe
un lavoro dirigenziale di una società. Siamo giunti all'ultima domanda. Allora, il Gian mi ha definito la Barbara D'Urso dello sport. Ho fatto un po' la De Filippi, aprendo la busta non solo con il Rada ma anche con Riccardo De Santis. Appunto un po' alla Martullo, io chiedo ad Alessandro Grimaldo di farci una domanda e, salutando tutto il nostro pubblico, e quindi chiuderai tu dandoti una risposta alla tua domanda, ma prima ci tengo, lascio la telecamera a te. Io ringrazio tantissimo te, do un bacio a tutta la tua famiglia, che so che è gente che ci sta seguendo in questo momento. Grazie per l'amicizia che c'è. Grazie a te, grazie a te. Grazie per essere stato presente oggi. Un grazie da parte di tutti, sperando di avere lanciato segnali e magari qualcuno possa anche aver imparato qualcosa e magari dire: beh, il baseball è più interessante di quello che credevo, fammi andare in campo e provare. Questo è un po' lo scopo di questa chiacchierata tra amici. Io, salutando tutti, invito domani l'altro, venerdì, in diretta con il Interbase, terza base, Juan Carlos Infante, e domenica con l'ex CT della Nazionale, Marco Mazzieri. Ma senza togliere l'ultima domanda e risposta, Alessandro Grimaldo, baciandolo e abbracciandolo a distanza, non solo per il coronavirus, perché purtroppo la distanza c'è. Grazie ancora. Ale, saluta tutti, fatti una domanda e date una risposta. Era complicatissima questa cosa. Sei felice di quello che fai adesso? Alza il culo, testa bassa e pedalare. Ciao a tutti, un abbraccio, è stato un piacere. Ciao Simo, grazie.